Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gatorade Rosso 94 e benvenuti al mio racconto personale sugli 8 peggiori attaccanti che hanno vestito la maglia giallorossa dagli anni 2000 ai giorni d'oggi. Vi ripeto fin da subito che queste sono semplicemente delle mie opinioni personali e che nel giudicare i giocatori ho preso ad esempio specificatamente il loro periodo in maglia giallorossa e non la loro carriera complessiva. Vi invito in ultimo a lasciare 120 mi piace per la prossima puntata, che sarà dedicata ai 3 migliori allenatori che hanno guidato la squadra negli ultimi 15 anni in Serie A. Detto questo, possiamo finalmente iniziare. Numero 8. Chabani Nonda. Nei primi anni 2000 era considerato uno degli africani più forti e promettenti dell'intero panorama europeo e lo dimostrano i 26 gol in 32 presenze della stagione 2001-2002, precisamente al Monaco. Andando avanti con gli anni però, il giocatore trova sempre meno spazio, fino alla stagione 2005-2006 quando viene ceduto definitivamente alla Roma. La sua avventura in Italia però non è particolarmente entusiasmante, Spalletti infatti non lo vede bene e lo fa giocare poco, appena 15 presenze complessive condite da soli 4 gol stagionali. A fine stagione, conscio di non essere pronto per la maglia giallorossa, il giocatore viene mandato in prestito al Blackburn, dove segna 7 gol in 26 presenze. Al rientro a Roma gioca solo qualche amichevole, prima di essere ceduto definitivamente al Galatasaray, per soli 1,3 milioni di euro. Numero 7. Daniele Corbia. Uno dei giocatori più promettenti della Roma primavera del 2003, periodo che tuttora rimane il più brillante della sua intera carriera. Dopo alcuni anni positivi e ricchi di gol nelle giovanili, viene promosso in prima squadra nella sfortunata stagione 2004-2005, nella quale colleziona ben 16 presenze senza mai riuscire a lasciare il segno con la maglia giallorossa. Da questa stagione in poi, il giocatore viene ceduto in prestito alla Ternana e poi definitivamente al Siena, girandosi poi negli anni alcune squadre minori come Lecce, Empoli, Brescia e infine la dove gioca tuttora. Attualmente è a quota 4 gol in 12 presenze, una media abbastanza positiva, ma che non è certo quello che ci si aspettava vedendolo all'opera nei primi anni di primavera giallorossa. Numero 6. Mauro Esposito. Insieme a Suazo e Langella era il giocatore più forte delle prime annate del Cagliari in massima serie, veloce, tecnico, con un ottimo dribbling e una buonissima finalizzazione, qualità che gli hanno permesso di segnare ben 58 gol in 198 presenze complessive. Nel gennaio 2007 però si rompe il legamento crociato ed è costretto a saltare tutta la seconda parte di stagione, finendo per essere ceduto in comproprietà alla Roma a fine stagione. Il giocatore inizia giocando scampoli di partite in campionato e Champions League, senza mai riuscire ad essere particolarmente determinante. Concluderà la sua prima stagione con 16 presenze tra campionato e coppa e a fine stagione verrà ceduto in prestito a Lecce e successivamente al Grosseto. Nonostante il calo drastico di pressioni, il giocatore continua a regalare prestazioni insufficienti e nel 2010 viene svincolato definitivamente dalla compagine giallorossa. Torna a giocare qualche anno dopo all'Atletico Roma, determinando ufficialmente la fine della sua carriera professionistica, fatta di tanti bassi e ben pochi alti. Numero 5. Francesco Tavano. Il classico giocatore fortissimo e determinante in squadre minori, che però fatica terribilmente nelle poche occasioni in cui si deve misurare in ambienti più competitivi. Dopo 5 stagioni su buonissimi livelli all'Empoli, viene ceduto definitivamente al Valencia nell'agosto del 2006, rimanendo solo metà stagione e non riuscendo mai ad essere utile alla causa spagnola. La Roma lo acquista a gennaio per fargli recuperare le qualità viste con l'Empoli, ma il giocatore non ci riuscirà praticamente mai, segnando solo 2 gol a Reggina e Catania. A fine stagione viene rispedito al Valencia e successivamente al Livorno, nella quale riuscirà a rialzare la sua carriera con tantissimi gol e tante buone prestazioni. Dopo 4 anni ritorna all'Empoli in Serie B e l'aiuta a suon di gol a riprendersi la massima serie italiana, fino alla cessione all'Avellino e poi al Prato, dove gioca tuttora. Numero 4. Stefano Okaka. Una delle promesse mancate più importanti degli ultimi 15 anni di storia giallorossa. Riesce a segnare il suo primo gol tra i professionisti a soli 16 anni, nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo. Il giocatore poi viene provato spesso da Spalletti in prima squadra e riesce a trovare anche la gioia del primo gol in Serie A al Siena, nella vittoriosa trasferta per 3-1 della stagione 2006-2007. Da questa stagione in poi, il giocatore alterna costantemente una stagione alla Roma e una in prestito, passando negli anni al Modena, Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria, Anderlecht e infine Watford. Nonostante l'esperienza in giallorosso non si possa considerare positiva, di lui si ricorda con molto piacere il tacco incredibile in Roma-Siena del 2010, che permise alla Roma di vincere una partita complicatissima e di continuare a seguire la capolista Inter in classifica. Numero 3.
Seydou Doumbia, l'unico giocatore ad avere la media maggiore di sputi in campo rispetto ai palloni complessivi toccati. Arriva a Roma dopo tanti anni eccellenti al CSK Mosca per sostituire Destro al centro dell'attacco giallorosso. Il giocatore ci mette quasi un mese ad arrivare, vista la sua partecipazione e vittoria alla Coppa d'Africa 2015, ma sarà proprio questa competizione a risultare determinante nei suoi 4 mesi in terra italiana. Il giocatore infatti arriva a Roma stanco, spossato e ancora ubriaco dai festeggiamenti, risultando un vero e proprio pachiderma senza né capo né coda. A fine stagione, dopo soli 2 gol realizzati, viene rispedito in prestito al CSK Mosca e dopo metà stagione deludente al Newcastle, viene rispedito in prestito al Basilea. L'anno prossimo rischia di tornare a Roma per giocarsi ulteriormente le sue carte e la speranza di tutti è che riesca a capovolgere completamente le aspettative che tutti noi abbiamo su di lui. Numero 2. Adriano. Alzi la mano chi pensava nel 2004 a un tracollo così clamoroso della carriera di questo giocatore. Fin da giovane il brasiliano dimostra qualità tecniche straripanti, sia all'Inter che al Parma nel periodo di prestito durato quasi 2 anni. Dopo la morte del padre però il giocatore cade in un vortice di depressione che lo porta a pensare di più ai festini e all'alcol che agli allenamenti con la propria squadra. La Roma decide di scommettere su di lui nel 2010 e lo accoglie addirittura con l'ovazione di migliaia di tifosi accorsi per lui. Il giocatore segue fin da subito un programma di recupero che seppur riesce a fargli perdere qualche chilo non gli dà i giusti stimoli per rialzare la propria carriera discendente. Gioca 6 mesi ad alti e bassi senza trovare mai la gioia del gol in giallorosso e a gennaio, dopo un infortunio alla spalla, decide di andarsene definitivamente in terra brasiliana. Un giocatore mille rimpianti. Numero 1. Mido. Nel 2004 era tutto fatto, io alla Juve e Ibrahimovic alla Roma, poi saltò tutto. Capirete molto bene da queste parole perché ho scelto lui come peggiore attaccante degli ultimi 15 anni di storia giallorossa. 8 presenze totali e 0 gol in tutta la sua storia in giallorosso, rispetto all'ex compagno di squadra all'Ajax, divenuto in breve tempo uno dei giocatori più forti di tutta la storia del calcio mondiale. L'egiziano fatica fin da subito ad inserirsi negli schemi giallorossi, venendo ceduto in prestito praticamente dopo soli 5 mesi di convivenza. Al Tottenham la situazione non migliorerà e il giocatore continuerà a fornire pessime prestazioni, concludendo ufficialmente la sua carriera a soli 30 anni. Bene ragazzi, questo era il mio video speciale del Roma Marcord sugli 8 peggiori attaccanti che hanno vestito la maglia giallorossa dalla stagione 2000 ai giorni d'oggi. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con me, quali giocatori avreste scelto e soprattutto perché. Vi invito ulteriormente a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Un saluto e sempre Forza Roma! Ciao ragazzi!